stavolta invece di fare un'intervista alla fine degli stati generali del vending, abbiamo preferito farla all'inizio. Ovvero, voi tra poco vedrete gli stati generali del vending nella loro versione integrale, ma nel frattempo sono appena terminati, sono le 17 quasi, sono passate diverse ore, è stata una giornata strepitosa, davvero molto bella. Complimenti per l'organizzazione. Abbiamo qui con noi il presidente Pierangelo Lazzari. Presidente, bentornato. Grazie, ti ringrazio. Hai detto tu bene, molto bene, è stata una giornata meravigliosa, è stata una giornata piena di nostri associati, oltre le aspettative, ma soprattutto è stata una giornata nella quale abbiamo potuto fare il focus sul nostro settore rispetto al passato con un'ottica e una prospettiva diversa, nel senso che nel passato le edizioni dei nostri stati generali erano sui problemi contingenti. Questa volta abbiamo fatto con uno sguardo al futuro, uno sguardo anche per certi aspetti più positivo, nel senso che oggi abbiamo messo al centro della nostra attenzione come poter dare una svolta significativa a questo settore, superare le difficoltà della prolungata crisi economica e nello stesso tempo andare a rinnovare questo nostro vending, cercando di ampliarlo ad altri segmenti del mercato, quei segmenti dove le tecnologie, dove l'inventiva, dove la genialità, dove l'intraprendenza dei nostri imprenditori possono dire efficacemente la loro e conquistare nuovi spazi di mercato. Servizio, servizio e ancora servizio, come dico ormai da diversi anni anche io. Presidente, oggi diciamo che avete parlato, abbiamo parlato e abbiamo potuto documentare attraverso il nostro microfono, le nostre telecamere, molti argomenti, ma non quelli legati al protocollo di comunicazione, ovvero l'organizzazione della comunicazione, dei ricavi che i gestori dovranno a partire dal 1 gennaio 2017 andare a dare all'Agenzia delle Entrate. A che punto siamo? Ma guarda, io ho fatto un flash nel mio intervento, nella mia comunicazione, perché oggi non potevamo ignorare, sebbene stavamo parlando del futuro. In questo momento siamo ad un confronto formale, formalizzato con l'Agenzia delle Entrate, abbiamo fatto un primo incontro, ci siamo dati delle reciproche intese di rispetto della norma che noi abbiamo cercato di modificare rispetto alla sua prima stesura. Nel senso che dobbiamo tener conto del parco macchine installato e quindi pur cercando di dare tutte le rassicurazioni sull'affidabilità dei dati richiesti dall'Agenzia delle Entrate, certamente si parte da questo punto diciamo di riferimento e pertanto si tratterà di eventualmente di implementare quelle che possono essere già le tecnologie disponibili, ma senza rivoluzionare i sistemi di memorizzazione e di trasmissione dei dati. Bene, grazie nel frattempo. Noi diciamo che abbiamo terminato, ma non prima di invitarvi a guardare nelle prossime 4-5 ore gli stati generali del vending. Nella versione integrale non ci saranno tagli, non ci saranno interruzioni, avrete modo così di vedere tutto ciò che è stato discusso qui e tutto quello che è successo nella sala di Confcommercio qui a Corso Venezia a Milano, presso Confcommercio Milano. E allora, Presidente, un saluto agli amici di VendingTV.it. Certo, grazie, vi raccomando, non tagliate nulla perché è stata una giornata stupenda, ricca di contenuti e quindi vi ringrazio di questo vostro essenziale servizio a tutti gli associati, ma non solo, a tutti gli operatori del vending. Grazie e complimenti. Versione integrale, stay tuned, anzi è arrivato il momento di potervela far vedere. Fabio Russo per VendingTV.it qui a Milano, a Confcommercio Milano. Do la parola al Presidente Sangalli che più di me ci aiuterà a capire l'attuale momento per il Paese e per voi. Grazie. Grazie. Buongiorno a tutti e benvenuti in Confcommercio. Vi dico subito che a costo di apparire maleducato io non potrò trattenermi a lungo e voglio innanzitutto scusarmi con voi, voglio scusarmi con il Presidente Lazzari, con l'amico Piero e con
gli autorevoli parlamentari qui presenti e rivolgo un particolare ringraziamento al Vice Ministro Casero che ci fa molto piacere avere qui con noi. Confida è una delle categorie, diciamo, significative della nostra realtà confederale e quindi, anche se solo per un saluto, io volevo essere presente. E volevo essere presente a questo vostro incontro sostanzialmente per tre ragioni. La prima ragione ha a che fare con una persona. Io me lo ricordo, guardate, come se fosse ieri, Roma, un anno fa, 30 ottobre 2014, Stati Generali del Vending. Lucio Pinetti mi veniva incontro accogliente, con le braccia aperte, gli occhi pieni di gioia, era felice. E guardate, non era felice perché aveva lì Carluccio Sangalli, era felice perché c'era il presidente del Confcommercio. Era felice perché, anche se sapeva benissimo che sarebbe stata la sua ultima assemblea, la affrontava a testa alta, sapendo che stava portando un bel risultato per la sua associazione. Lo stava facendo in casa Confcommercio, era orgoglioso di quella giornata, come se fosse stato l'ultimo regalo che faceva alla sua associazione. Lucio, il 30 ottobre 2014, aveva le ore contate dalla malattia, ma era ancora capace di regalare agli altri tempo e disponibilità. Quell'episodio è stata una lezione di dignità e di passione che mi è rimasta nel cuore e che oggi ho voluto condividere con voi, che siete la sua associazione e che ne portate l'eredità. Grazie di cuore. Vengo quindi alla seconda ragione per cui ci tenevo a essere qui oggi. Questa ragione è appunto Confida. Confida è una associazione, caro Piero, se vogliamo, non tanto grande, ma rappresenta un comparto allo stesso tempo molto particolare e molto diffuso. L'ho letto proprio qui nel bellissimo libro Le bussole, che poi vi sarà illustrato da Fabio Fulvio. Ricordo anche la pagina, se guardate la pagina 35, più della metà degli italiani dichiara di avere utilizzato almeno una volta un distributore automatico nell'ultimo anno. Eppure, se voi andate per strada e chiedete ad una persona qualsiasi cos'è il vending, molto probabilmente questa persona non lo sa. Ciò nonostante, Confida ha una forza particolare come associazione che la rende un caso interessante per la nostra rappresentanza, perché Confida è più di una categoria, rappresenta una filiera. Qui sono associati produttori, chi si occupa delle macchine, chi si occupa dei contenuti delle macchine, chi si occupa della manutenzione e della gestione. Confida va oltre i nostri classici schemi associativi, proponendo una rappresentanza, è come dire, più verticale di filiera piuttosto che orizzontale, tra imprese che fanno lo stesso mestiere. E ci aiuta a ripensare la nostra rappresentanza per stare vicini alle imprese. È importante, soprattutto in questo momento così delicato della nostra economia. Siamo infatti in una fase di transizione, i segni meno sono ormai archiviati, la fiducia di imprese e famiglie è sui massimi,
e si può dire che è in corso un risveglio, e sottolineo questo termine, risveglio dei consumi. Insomma, in altre parole, la ripresa c'è, ma la prudenza è d'obbligo. È d'obbligo perché molte famiglie e imprese non l'hanno ancora toccato con mano, perché molte piccole imprese dei nostri settori continuano a soffrire, perché soprattutto il Sud è rimasto indietro. La prudenza è d'obbligo perché dopo molti anni di crisi che hanno indebolito il sistema produttivo e hanno anche ridotto drasticamente la ricchezza degli italiani, beh, tornare a crescere è difficile. Ecco perché il governo, e ne approfitto guardando la presenza di autorevoli parlamentari, ecco perché il governo deve vincere la scommessa di trasformare questa ripresa in una vera crescita robusta, diffusa, e deve farlo riducendo le tasse su famiglie e imprese. Con la legge di stabilità varata pochi giorni fa, certamente il governo ha intrapreso la strada giusta, che è quella della riduzione delle tasse, perché se non perdiamo questo triste primato di una pressione fiscale tra le più alte al mondo, qualsiasi prospettiva e qualsiasi ipotesi di crescita diventa certamente incompatibile. La legge di stabilità per noi si traduce in diverse buone scelte, c'è però una nota dolente ed una aspettativa mancata. Tra le buone scelte certamente bisogna innanzitutto mettere l'avere sterilizzato le clausole di salvaguardia. Nel 2016 non ci sarà l'aumento dell'IVA, e questo è certamente un fatto molto importante, e voi tutti sapete come la Confcommercio si è battuta su questo argomento senza se e senza ma. L'incremento della franchigia IRA, vado soltanto per sintesi perché non voglio rubarvi molto tempo, la proroga delle agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie e l'ecobonus. La nota dolente, e ne parlavo anche prima con l'onorevole Mazziotti e con il vice ministro Casero, la nota dolente è che sulla strada dell'abolizione della TASI si doveva arrivare anche alla totale deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali, compresi anche i negozi e gli alberghi. L'aspettativa mancata è che ci sarebbe piaciuto un po' più di coraggio nella riduzione della spesa pubblica improduttiva per avere quelle risorse necessarie e indispensabili per arrivare ad una generalizzata diminuzione delle aliquote IRPEF. Perché fino a ieri la politica economica è stata sottrazione di risorse attraverso l'eccesso di imposizioni fiscali. Oggi invece deve essere sottrazione di ostacoli all'attività delle imprese. Infine vengo al terzo motivo per cui ho voluto essere qui, e il terzo motivo è questo libro, questo volume delle bussole dedicato alla distribuzione automatica, che come dicevo prima vi verrà illustrato molto bene dal nostro ottimo Fabio Fulvio. In questi anni di crisi la distribuzione automatica è stata capace di offrire più di altri settori soluzioni ai cambiamenti dettati dai nuovi stili di vita, dall'organizzazione del lavoro, dal trascorrere fuori casa molto più tempo rispetto al passato. Per esempio, mi ha molto impressionato vedere e anche leggere come nel Vendix si sia passati in pochi anni dalla macchinetta, che era un po' il simbolo anche della pausa caffè,
anche un po' grigia, che si faceva in tanti uffici ad un sistema di distribuzione automatica che ha coinvolto anche il lusso e la personalizzazione del prodotto. Questo è un comparto dove l'innovazione tecnica, organizzativa, distributiva ha un impatto importante e devo dire anche un impatto vincente. E avere dedicato al vending un volume della collana editoriale di Confcommercio che si occupa, come voi ben sapete, di innovazione in tutti i diversi settori che compongono tutta la nostra rete di appartenenza, è una scelta certamente indicativa, una scelta che vuole da un lato aiutare gli imprenditori di questo comparto a crescere, ma che vuole anche dall'altro lato raccontare e spiegare questo pezzo della nostra economia a chi magari vuole aprire una nuova attività. E poi lo abbiamo fatto, come vedete, questo bel volume di un colore che indica speranza e che io penso possa sempre portare fortuna. Quindi vi ringrazio di cuore di essere qui oggi, ringrazio gli onorevoli parlamentari e vi auguro un buon lavoro, anche se abbiamo a che fare con i distributori automatici, alla fine quello che conta e che si basa sempre sono le persone e quindi siamo tutti noi. Grazie. Grazie Presidente Sangalli, a proposito dell'attuale momento politico economico.